Perché era un tempo di merda, quindi ci lanciamo così a definire. Sì, ecco. Sono ritorno, scusate, mi è caduta la corona. Oppala. Avete sentito la mancanza? No, va bene, non no, diteci. No, la settimana scorsa non c'eravamo, forse qualcuno non se ne è neanche accorto. Però siamo qui, siamo di nuovo e qui. E quindi avete un problema adesso. Un problema grosso. In questa giornata particolare. Perché oggi è 30 aprile e a Terni, per i nostri amici sardi e per chi non lo sapesse, c'è il Cantamaggio, inizia la festa di primavera, inizia il Cantamaggio, stasera ci sono i carri di maggio. Eh sì? Che cosa sono? I carri di maggio non li ho mai visti, sono 15 anni qui, ma non li ho mai visti, per cui ti lascio... Il piacere di raccontare. Allora, sono una sfilata di carri addobbati per festeggiare la primavera e il tutto accompagnato da musica popolare ternana. Penso che siano proprio le canzoni del Cantamaggio. Comunque, a parte questo, stasera, questo pomeriggio qui alla passeggiata, vedo già un palco montato, ci saranno vari eventi. Iniziano alle 16 e iniziano intorno alle 4, sì. E adesso mettiamo una canzone e poi ci studiamo il programma e ve lo diciamo. Ah sì, c'è una memoria. Quanto dura la canzone? Circa 3-4 minuti per studiarlo. Places I've already been.
rieccoci qui. Rieccoci qua, da questi una triangolazione. I bastardi senza cuore. Te lo dico, The Heartless Bastards. Ascoltateli che fa bene. Era carino. Allora. Sì. Allora, per concludere, insomma, per finire il discorso degli eventi di stasera, troverete la poesia da strada, un contest di fotografia dedicato al maggio, il contest di doppiaggio internano che potete trovare. Aspetta, anche... aspetta, che io mi ero dimenticato di alzare una cosa. No, scusa. Continua. Ma mi sentivano? Sì, ti sentivano tutti. Mm-hmm. Sono io che sono confuso questa mattina, colpa mia, chiedo scusa, chiedo umilmente perdono a tutti, continua, scusa. Poi il karaoke, ci sarà il karaoke. Ci partecipi al karaoke? Sì, mi piacerebbe, diciamo, anche se però c'è scritto Luvero, karaoke ternano. Quindi... È lì che si vede l'anima del sardo che viene a fare il karaoke ternano, ecco. Cioè è lì che ci si diverte, ti diverti tu ma anche loro, credo. Penso di sì, oppure mi fischiano. Io infatti con dignità mi sono creato una serie di impegni per cui lo salto senza problemi. Insomma sarà veramente una serata divertente e sperando che il tempo ci assista, ma comunque vada, come ha scritto uno dei mega direttori, il mega direttore Simone Santucchia, sarà un successo. Va bene, allora introduciamo l'argomento odierno. Non c'è l'argomento di oggi. Invece sì. Nonostante tutto ce lo siamo preparati. Anche se stava vicino al mare, anche se stava in Sardegna, è un po' sventuliata, un po' sotto vento, però. No, allora, dilla, com'era la parola? Sventuliata. Che dovete ripeterci alla fine del... Dunque, a giugno facciamo l'esame tra Fuscia Campana, Marola, sventuliata. Sventuliata. Okay. Allora, l'argomento di oggi è il romanzo epistolare. Non solo, visto che io non c'avevo romanzi epistolari, ho provato romanzi con le lettere. Con le lettere, sì. Va bene così? Va benissimo, allora, quindi il romanzo perdonate, con il tema, testimoni, le lettere. E mi piace questo argomento, sarà che a me piace molto scrivere lettere da e mandarle. Da quanto che non scrivi veramente una lettera a mano? Quando scrivo una lettera a mano un paio di mesi. Beate, io sono anni. L'ultima destinataria era ovviamente Federica. E basta, poi quando sono arrivato qui ho continuato a scrivere le cose a mano, però mandare proprio fisicamente una lettera... No. Sì, devi, quando vai poi a prendere un francobollo ci devi lasciare un rene, perché adesso costano tantissimo i francobolli. Ma soprattutto ti fanno anche il coso, ti fanno la fotografia, perché ormai credo non li chieda più nessuno. No, qualcuno li chiede, però il fatto è che poi anche la posta, il servizio postale lascia proprio a desiderare, perché è strano, perché una lettera viene ricevuta, sarà perché c'è il mare, però sempre... 10-11 giorni. Quindi, se tu hai fretta, ecco, diciamo se la comunicazione arriva dopo domani, fai andare a nuoto. Sì, sì. Comunque, io ne ho trovati diversi di romanzi epistolari o romanzi di lettere. Come l'ho detta brutta, era brutta sta definizione. Chi è che c'ha questa? Mia sorella. Oggi quando è così, sarà la puntata, poi capirà che io sono in onda. Allora. Vorrei iniziare con Andrea Camilleri, La concessione del telefono, sempre edito da Sellirio, ed è un romanzo storico ambientato tra... lo scambio di lettere avviene fra il 1892 e il 1893, se non sono errata, e racconta tutto parte perché un signore, un certo Genuardi, Filippo Genuardi, decide di farsi installare in casa la linea telefonica, all'epoca una grande novità ovviamente, certo. E quindi si rivolge con lettera formale al prefetto per fare questa richiesta, solo che è costretto a mandarne ben tre perché non riceve risposta. Dopodiché da buon italiano, dato che con le vie formali e legali non ottiene niente, allora decide di aggirare il problema, e siccome un suo ex amico aveva un grosso debito di gioco e per questo motivo si era scappato e si era nascosto, lo informa che lui farà in modo di usare questa cosa per ottenere la concessione del telefono, certo. Quindi rivolgendosi a uno dei pezzi da 90 della mafia locale.
tutto questo scambio di lettere, il libro è solo così, con scambi di lettere, con tanto di quella che nella diplomatica si chiama intitulazio, quindi faccio vedere? Sì, ma poi volevo leggere anche un passo. Prego. In chiaro stile, anzi lo leggo subito così, in chiaro stile Camilleri ovviamente, quindi un po' in dialetto e un po' in italiano. Allora, quindi questo è il richiedente, la linea telefonica, che scrive all'amico debitore di gioco e dice: carissimo Sasà, proprio ieri sera, mentre stavamo al circolo, Don Lollò Longhitano ebbe pubblicamente a parlare, anzi a sparlare di te. Sosteneva Don Calogero che tu, dopo aver perso al gioco con suo fratello Nino ben 2000 lire, sei scomparso dalla circolazione. Don Lollò affermava essere cosa cognita che i debiti di gioco vanno pagati entro le 24 ore, ma che di ore tu te ne ripigliate a 2572 a tenere il conto fino alle 8 di ieri sera. Di ieri a sera. Conoscendo bene il commendatore Calogero Longhitano, che non è cosa di spartirci il pane assieme quando gli girano i cabasisi, a ieri sera gli fumavano, mi permisi di intervenire in nome della nostra vecchia amicizia. Ciò facendo, sapevo il rischio che correvo. Don Lollò è di periglioso contraddittorio e con lui non si babbia. Ma il sentimento della nostra amicizia fu più forte. Con molto garbo, ma altrettanta fermezza, gli ricordai che tu sei universalmente conosciuto come persona pronta a onorare sempre gli impegni presi. Nonostante la sua risposta, che non ti trascrivo per non addolorarti, soggiunse che tu da 2 mesi non ti trovavi a Napoli ricoverato in ospedale per una grave affezione polmonare. A questo punto Don Lollò mi spiò l'indirizzo dell'ospedale ed io sono riuscita in qualche modo a scansare la risposta. Tornata a casa ho dovuto bere 3 bicchierini di cognac francese e cangiarmi la camicia sudata. Affrontare uno scontro col commendatore può equivalere certe volte al suicidio. Sono certo però che Don Lollò tornerà alla carica per conoscere il tuo indirizzo. Quelle 2000 lire che tu hai tappiato a suo fratello vuole fartene sputare. Speriamo che io, con saldo cuore, continui a celargli il tuo indirizzo vero che tu hai voluto rivelarmi con arra di ferrigna amicizia. Con la presente vengo a chiederti un favore da niente, che certamente non vorrai negarmi considerando quello che ho fatto e mi proposito di fare per te. Dovresti pregare tuo fratello Giacomino, come si chiama quello impiegato alla prefettura di Montelusa, di sollecitare una risposta a 3 lettere da me inviate a quel grandissimo cornuto del prefetto Parasciano. Nell'ultima mia poco mancò che gli leccasse il culo a questo spaccimbe di napoletano. Desidero solo informazioni per la concessione di una linea telefonica. Non gli sto mandando lo sticchio di sua sorella. Procura di darti da fare. Tuo Pippo Genuardi. E quindi questa è una delle tante lettere che viene spedita, però a un certo punto si crea un grosso equivoco, perché da una parte lui manda la lettera per la concessione del telefono, si scambia le lettere con questo amico, che però ovviamente non vuole né pagare né vuole essere scoperto. Dall'altro, il pezzo da 90 di mafioso pensa che lui è in combutta con l'amico debitore, e intanto i carabinieri pensano che lui sia un agitatore socialista e okay, quindi si mettono sulle sue tracce. Insomma, poi alla fine il tutto, perché questo voleva la concessione del telefono? Perché c'aveva una tresca con la moglie del suocero che viene a scoprire il tutto, e dopodiché vi lascio però nel dubbio e con la curiosità di continuare di leggere questo libro, che è divertente innanzitutto perché è scritto nello stile di Camilleri, che a me fa morire, ma perché anche c'è proprio il gioco degli equivoci. Mi sono fermato la moglie del suocero un attimo. Stavo cercando, sai quando ricostruisci le parentele, sì, della zia della nonna di... Scusami, mi sono... La moglie del suocero, che evidentemente non era la mamma della moglie. Ok, no, ecco. Ok. Poi mi sveglio, però mi servi un caffè, sì, adesso. Comunque, la concessione del telefono, Andrea Camilleri. Come lo inquadri tu, nessuno, eh? Vado con un po' di musica, io. Vai. Thank you.
Perché il libro è fatto di lettere, è di lettere, tanto brutta la definizione. Allora niente, vado col mio libro, vai. Un po' in tono sommesso. No, dai. Questo libro qui, La nemica del cuore, mamma mia come inquadro io male. Non è vero, si vede bene. Sì, no, fa parte di una nuova trilogia di Messer, autore svedese, di gialli, di cui parleremo quando faremo la puntata sui gialli nuova, tanto una l'abbiamo già fatta, ma poi la rifacciamo. Che ce ne sono tanti che hanno scritto. E anche perché io ultimamente mi sto cibando solo di gialli. Ma anch'io, per cui vi parleremo di quelli sostanzialmente. Quindi non ci guarderà più nessuno. Allora, in questo libro ci sono delle lettere, tante che formano le parole, ma anche quelle che la protagonista, anzi le protagoniste si scambiano, perché Agnes vive un momento difficile perché le è appena morto il marito e ha difficoltà finanziarie perché il marito aveva dei figli di un matrimonio precedente e lei probabilmente non riuscirà a tenere la casa perché i figli del suo defunto marito se ne vorrebbero ovviamente appropriare. E riflette, cerca di godersi un attimino di pace cercando di rassettarsi dopo la scomparsa appunto del marito e riceve la lettera di una sua cara amica di infanzia che le chiede come sta e così. Dopo un po' riceve una strana richiesta da parte di questa amica, che è la richiesta di aiutarla a uccidere il marito perché ha scoperto che la tradisce, per cui le chiede di uccidere il marito, ovviamente con un compenso che la potrà aiutare appunto a mantenere la casa e a risolvere questi problemi finanziari. E le due si scambiano delle lettere, il che fa strano, a me ha fatto strano leggerlo, perché ovviamente noi siamo abituati, come diciamo prima, con le mail, le lettere scritte a mano non esistono più. Quando a un certo punto arriva la necessità di far sparire questa corrispondenza, si parla di bruciare le lettere. Io immaginavo un fuoco dove vengono bruciate le lettere che noi non siamo più abituati a scrivere,
Poi tu hai letto un pezzo di quel libro dove si parla delle 2000 lire, io mi sono sentito vecchio in un attimo. È stato proprio un momentaccio, per quello che ho cominciato a barcollare, capito? No, però le lettere sono, se le scambiano con una certa frequenza, le poste funzionavano meglio. Sì, ma le poste all'estero funzionano meglio. Benissimo, benissimo. Cioè, è proprio da noi il problema. Sì. E non vi dico ovviamente come va a finire, cosa succede, però... il libro è bello perché a un certo punto ti porta su una strada, tu pensi di aver perfettamente capito qual è l'inganno e dopo tre pagine capisci che non hai capito. Poi ti sembra di aver capito che c'è un altro inganno e poi verrai smentito anche in quel caso fino alla fine, quindi ve lo dovete leggere. È un libro di lettere, che non ti piace, dai, è un libro in cui compaiono delle lettere scritte a mano. Ci scriviamo lettere a mano, che ci farebbe bene per tutti. Sì, quanti, sì, vero? Io avevo anche iniziato di mio figlio a questa pratica, però poi poi ancora magari a tempo, però dopo un po' la mollata, perché effettivamente la lettera comporta anche una cosa alla quale non siamo più abituati, all'attesa. L'attesa è un'altra cosa a cui non siamo più abituati. L'attesa è la prima cosa in assoluto, sono d'accordo con te. La seconda è l'attenzione. Se tu scrivi su Word o anche su adesso nei programmi di posta elettronica, ti dà l'errore grammaticale, l'errore di battitura. Sì. Quindi quando scrivi a mano, invece devi starci attento tu, non c'hai più questi aiuti. E secondo me sono due componenti che vanno male con i tempi dei ragazzini di oggi, per esempio. Certo. Per cui niente, toccherà segnarci. Però non so se vogliamo mettere un brano oppure perché quello che stiamo dicendo si collega a quest'altro libro che si chiama Il Club delle Lettere Segrete di Angele Donate, è una scrittrice spagnola. Il libro è ambientato in Spagna ai tempi nostri, e in un paesino minuscolo appunto spagnolo, la postina rischia di essere licenziata perché non c'è più scambio di lettere, quindi non essendoci motivo per stare lì, l'ufficio postale rischia di essere chiuso, lei rischia di essere licenziata. Siccome è una ragazza, una donna con una bambina piccola, sola e in un paese molto piccolo, la sua situazione viene presa a cuore dagli abitanti, in particolare da una sua amica, una donna anziana, che decide invece di cambiare la situazione facendo l'unica cosa possibile, scrivendo una lettera. Perché così, in maniera tale che chiedendo nella lettera al destinatario di dar vita a questa nuova rete epistolare in maniera tale da mantenere aperto l'ufficio postale. Allora lei scrive a una sua vecchia amica, una donna che non vede da un sacco di anni, persa di vista in gioventù a causa di un... che cos'è quella striscia blu che va? Non è una canzone che c'è in sottofondo? No, tranquilla. Scrive una lettera ad un'amica che non vede da tantissimi anni a causa di un problema che c'era stato fra di loro, mai risolto, una questione mai rimasta in sospeso, non ci fu mai una spiegazione fra di loro, e lei sente la necessità di scriverle chiedendole scusa e chiedendole, prima di morire, visto che ormai erano anziane, un incontro per poter in qualche modo riappacificarsi. Ma questa lettera viene ricevuta dalla nipote di questa donna, che intanto si è trasferita in quella casa dove aveva vissuto, perché questa donna è morta. Quindi questa donna non riceverà mai la lettera dell'amica, ma la riceverà la nipote, la quale risponderà ad un'altra persona, perché le indicazioni della lettera erano sì rispondere, ma tu scrivi a un'altra persona chiedendo di fare questa cosa, e così si mette in moto questo meccanismo dove le persone nelle lettere che scrivono si raccontano cose di sé, sapendo che il destinatario non lo conoscono, e quindi massima libertà. Sì, esattamente. Beh. E ovviamente poi ci sono una serie di intrecci fra le persone e si costituisce una bellissima storia che ovviamente, a giudicare dal sorriso che c'è su lei, si conclude bene. Andiamo con A Letter to Alice dei Cure. A
Allora, qui il sole intanto fa capolino, poi si riannuvola. Io voglio fare una puntata con gli occhiali da sole, non ci riesco. Non possiamo, ma il sole non... Ma manca dire che poi sembriamo i Blues Brothers. Però sai che fra qualche tempo ci considereremo fortunatissimi quando comincerà a scaldare, che stiamo qui noi, almeno non abbiamo il sole davanti. Hai ragione. Allora, abbiamo un altro libro? In realtà ne abbiamo altri due. Uno è 84 Charing Crossroad. Tanto bella. Sei stato? Ne stavo vicino dove lavoravo. Ah. Tanto bella, che non sapevo, librerie. Quelle vecchie però. C'è qualche libreria moderna, però a fianco ci sono tanti vecchi negozietti dove vanno in sottoscala. E ti trovi queste cantine, magari con due o tre sale, con delle poltrone quelle inglesi tutte consumate, dove trovi delle perle, ovviamente se ti piacciono i libri in inglese, ma non solo, ci trovi veramente di tutto, è una meraviglia. E poi devi avere un conto, cioè la carta di credito deve essere abbastanza flessibile come credito, ecco. Però tanto bella, è una bella strada. Ecco, in questa strada appunto avviene uno scambio di lettere proprio in una biblioteca, in una libreria antiquaria, e specializzata in edizioni fuori stampa precisamente. Allora, questo libro racconta appunto, come dicevo, lo scambio di lettere fra una donna americana di New York, Helen Humph, che è una scrittrice, una sceneggiatrice, amante dei libri fuori edizione. Beh, io infatti mi ci sono ritrovata tantissimo. E decide di, leggendo un annuncio su un giornale, decide di rivolgersi a questa libreria che si trova a Londra, la Marks & Co., specializzata appunto, come dicevo, in libri di fuori stampa, per richiedere alcuni testi che tra l'altro le risulterebbero più economici rispetto a quelli che trovava in America e a New York. E siccome lei aveva un amore per le pagine stampate di lettere e per i libri... Vedi, però, allora avevo ragione io, i libri di lettere, basta, da oggi cambio, adesso lo cambio lì, i libri di lettere, guarda, lo metto lì. E scambia queste lettere con il direttore. È un libro che celebra il desiderio dei libri e ti fa proprio capire come posso dire, che quell'entusiasmo, quell'eccitazione nella ricerca dei libri, negli odorarli. Io è da sempre che prendo un libro e ci ficco il naso dentro. A me piace proprio la carta, mi piacciono i caratteri che vengono usati, mi piace il formato, le lettere che vengono usate. E questa donna fa proprio questo, lei richiede i libri, le vengono inviati e nelle lettere che scrive per ringraziare e per richiedere altri libri racconta delle emozioni che ha vissuto mentre leggeva quei libri che gli erano arrivati. Ed è un po' anche quello che abbiamo scritto nei sei motivi per fare lo scambio di libri. Uno di questi è anche quello che quando noi prendiamo un libro in mano, un libro che ha letto qualcun altro, che è stato posseduto da un'altra persona, noi lì ritroviamo un sacco di cose di questa persona, a parte i segni grafici, per chi li ama, per te no. io non voglio segni grafici. Ma poi vabbè, ci trovi anche delle cose schifose, tipo i capelli oppure anche altro, però almeno le impronte, sì. E quindi anche questa donna appunto nel libro scrive proprio questo, perché è lei, cioè la scrittrice è la stessa protagonista del libro. Cioè, fra queste persone, essendo uno scambio epistolare che si svolge poco prima della Seconda Guerra Mondiale, si instaura un vero e proprio rapporto di amicizia, al punto che lei procura a questo direttore della libreria e alla sua famiglia generi di prima necessità e non, che in quel momento in Inghilterra non si potevano trovare per via della guerra, per via del mercato. Quando è ambientato il libro? Non l'abbiamo detto. Tra il 1949 e il 1969, okay. Quindi mi scuso, dopo la guerra. E lei quindi fa arrivare a questa famiglia un sacco di scatole, di doni, insomma, ma queste due persone non si incontreranno mai.
perché lei non ha, pur facendo la scrittrice, non riesce mai a guadagnare abbastanza soldi per poter andare in Inghilterra, che lei ama e che ha modo di conoscere attraverso i film. Noi adesso andiamo su Google Maps, sulla Street View, e vediamo le strade, e siamo, sì, e siamo lì in quel posto. Io mi ricordo quando sono andata a lavorare a Cagliari, prima di arrivare là, il mese prima, andavo spessissimo su Google Maps per vedere dove era la via della libreria nella quale avrei lavorato. Quando mi sono ritrovata lì, davanti alla targa con la via, ci ho avuto un attimo di capogiro e nausea, perché c'ero stata talmente tante volte girando col mouse che in quel momento... Il mouse in mano. Però noi lo possiamo fare. Questa donna, per poter vedere Londra come avrebbe voluto in quegli anni, aveva solo i film, e anzi era anche fortunata, e non aveva mai sentito la voce del libraio. Tra di loro non si erano mai visti, forse si erano scambiati alla fine delle foto, perché appunto il rapporto era diventato così familiare che si scambiavano, lui gli mandava le foto, le mandava le foto dei figli, lei no, lei è rimasta signorina fino alla fine. Soltanto dopo, nel 69, lei andrà, però lui è morto e quindi non lo vedrà mai. Però di questo libro hanno tratto anche un film bellissimo con Anthony Hopkins. Io l'ho visto da poco ed è veramente, secondo me, un libro di culto per chi ama leggere, per chi ama il libro. Per quelli che come noi vanno in libreria, hanno 60 libri da leggere a casa, ne comprano altri 10. Esatto, quelli per chi come me vanno a... si fanno tutti i mercatini d'antiquariato alla ricerca di libri e di edizioni, insomma, ormai fuori stampa. Va bene, allora io invece volevo invitare i diversi ascoltatori che abbiamo a scriverci magari il loro rapporto con le lettere ed eventualmente qualche libro epistolare che conoscono. Esatto. Talking.
Miami dal nord e prima Nesser, adesso questo gruppo che sono la International Tusker Society, costola dei Motorcycle, e anche loro nordici, grande gruppo. E per cui niente, toccherà tra un po' fare una puntata sugli scrittori nordici, perché sì, ce la stiamo proprio chiamando ogni giorno un pezzo. Io invece ritorno, se me lo permetti, certo, oggi, nonostante io sia lontano. Se sei stralunato tu, io cosa dovrei dire? Che c'è un jet lag emotivo da smaltire. Ma tu reggi meglio, si vede, perché niente, io vi ripropongo quello che fu una delle proposte dell'esordio. Questi due libri ce l'ho fatta al primo colpo. Le lettere di Bukowski, perché queste sono tutte lettere scritte da lui, raccolte dal suo editore, e qualcuno poi non gliele ha nemmeno volute dare, se le è tenute strette, però queste sono quelle che sono state raccolte, e ci sono lettere di ogni tipo, dalla comunicazione con il suo editore, alle sue ammiratrici, alle sue amanti, e così, me ne leggo un pezzo, va? È un vero peccato che Corrington e Webb non vogliono darti le loro lettere. La parte più sostanziosa della raccolta sarebbero quelle che hanno loro, ma me lo sentivo dall'inizio, che Corrington avrebbe fatto resistenza. È cambiato molto negli ultimi 2 anni, da quando ha finito il dottorato e ha pubblicato il primo romanzo. È come se avesse salito qualche gradino e fatto qualche passo indietro. Mi sono cominciato a preoccupare quando verso la fine ha scritto: «Userò le tue lettere per pagare l'università a mio figlio». Pagargli l'università per cosa? Noi stiamo cercando di vivere adesso. È strano come i rapporti possano raffreddarsi e come fondamentalmente tanti poeti siano come agenti immobiliari, azionisti, investitori. C ha un sacco di soldi, dovrebbe allentare la presa, ma non lo farà. La verità è che stavo scrivendo alla persona sbagliata. Quindi, così, una critica anche ai suoi colleghi. Però è bello, un'altra parte che mi piace molto della lettera è che su WhatsApp tu hai la risposta ovviamente immediata, però vedi anche quando l'altro sta scrivendo, sì. Invece mentre tu scrivi o mentre l'altro scrivi tu non lo sai, no, e quindi possono essere le condizioni possono essere diverse, cioè rimane comunque quel velo di mistero che secondo me rende ancora più interessante la cosa. Se tu pensi già che quando scrivi una mail sostanzialmente hai un rapporto che è con la tastiera, e sei talmente concentrato a guardare sullo schermo appunto se c'è la segnalazione di errore di grammatica o altre cose, che non ti concentri nemmeno più sul contenuto. Mentre quando scrivi una lettera a mano, in realtà secondo me butti fuori tutto quello che hai, che sia un qualunque tipo di lettera, però non hai più i filtri e trasferisci automaticamente dalla testa fino alla penna. Esatto. E questa cosa è completamente diversa rispetto al rapporto che hai con qualunque mezzo tecnologico, che non lo so se è così per tutti, però a me ad esempio mette fretta. Le mie mail, anche di lavoro, sono sempre molto brevi, perché comunque ho la fretta di mandarla, la tecnologia ti impone la fretta. WhatsApp uguale, è vero che tu puoi scrivere un messaggio lunghissimo, però è anche vero che già il fatto che dall'altra parte magari si legge e sta scrivendo, cerchi di segare il messaggio, esatto, e lo dividi in diverse parti. Sì. Cosa che quando scrivi, siccome dall'altra parte non c'è nessuno che ti sta guardando, te ne freghi, tu scrivi, a volte scrivi mi ricordo che ci scrivevamo delle lettere tipo di 8-9 pagine, di quelle fogli A4, sì, fitti, perché lasci andare tutto quello che hai. In genere la lettera scritta così è meno riflessiva e quindi è più sincera, secondo me. Nel senso, no, a meno che poi non la devi rielaborare, però la prima stesura è comunque più sincera di una prima stesura, certo, di una mail. Certo. Lì ci sei, poi puoi cominciare a cancellarla, puoi riscrivere, quello che vuoi. Il fatto che la devi riscrivere, quindi non siamo... Allora, la lettera a mano ti aiuta a ti puoi dilungare quanto vuoi, il messaggio WhatsApp ti costringe alla sintesi. Sì, quindi. No? Allora lì, secondo me, sta poi, almeno io faccio un lavoro di cesello, perché devo trovare la parola giusta che dica la cosa giusta in quel momento. No, io sono cinghiale e faccio i giri di parole. Mezza pagina per spiegare quella parola che invece tu ci hai messo mezz'ora a cercare.
Io sono più comunque così. Lo sai che quando ero alle medie ci fu una prof, la professoressa di inglese ci diede, ci mise a disposizione degli indirizzi di persone con le quali avere dei ragazzi della nostra età, coetanei, con le quali avere degli amici di penna. E io avevo un'amica di penna con la quale scrivevo lettere in inglese poco poco che è peruviana di Lima. E si chiamava Jacqueline Barrientos e ci siamo scambiati lettere per un sacco di anni ed era molto divertente. Poi l'ho persa di vista, ho anche provato a cercarla nell'era Facebook, ma non l'ho trovata. L'abbiamo fatta anche noi alle scuole, perché in effetti te li davano, anche alle superiori ti davano questi moduli con un sacco di indirizzi e tu ne potevi scegliere 4 o 5. Esatto. Era bellissimo. Sì. E poi c'era, in genere ti mandavano, poi ci si mandava le Polaroid, oppure dovevi chiedere il permesso ai genitori di prendere una delle tue fotografie e inviarla. Sì, ma infatti anch'io e anche lì la risposta era chissà se l'avrà ricevuta, perché tu dovevi sempre considerare che vivevi in Italia, per cui avevi la posta italiana in ricezione, in invio, e non sapevi mai quando poteva arrivare questa roba. Era bellissimo anche il fatto quando arrivava la lettera da un altro continente, la lettera via aerea. È vero, che c'era l'adesivo Paravion, sì, io pensavo che fosse perché veniva dal Perù e quindi Paravion, no, è lo stesso. E poi le buste erano come doppie, no? Erano tipo di carta velina doppia. Tutto quanto il coso internazionale ci metteva una caruccia. Via la fase nostalgica. Mettiamo un'altra canzone. Un'altra canzone e poi faccio in tempo io a parlare di un altro libro. You gotta seek out the simple joy. Well now, I've seen it all. You know I've been there and back. It ain't been no easy road, but I'm on the right track. Well, Lord, I'm getting real near. I'm chasing those blues away. Oh, Lord, I'm feeling real fine. I wanna get on the stage and play. Well, well, oh my, my. I guess I'm getting pretty good at barely getting by, and I wanna give some to you. I've got what I need. Well, how could I ask for more? I'm driving my Chevy. I got the pedal jammed to the floor. Well, I'm heading to see my baby. Back on ice. And when I get there, she's gonna do me real nice. Well, Lord, I'm getting real near. I'm chasing those blues away. Oh, Lord, I'm feeling real fine. I wanna get on the stage and play. Well, well, oh my, my, what have we here? Some good old-fashioned music, lots of whiskey and beer. Lord, I can't complain, you know sometimes I still do. I guess I'm getting pretty good at barely getting by, and I wanna give some to you. Eccoci qua. A ultimo libro della giornata. In press dell'ultimo libro, che ha un titolo che prende già mezza puntata. Il club del libro della torta di buccia di patata di Gersny. A dispetto della difficoltà del titolo, il libro è molto gradevole. È sempre uno scambio di lettere tra una scrittrice che si chiama Juliet
è un uomo che vive nell'isola di Guernsey, che si trova, detto bene? Perfetto. Che si trova nella Manica, ed è un libro ambientato sempre dopo la Seconda Guerra Mondiale, e questo scambio avviene perché il ragazzo che abita nell'isola di Guernsey ha necessità di avere un libro e ha trovato all'interno di un libro che lui già possedeva l'indirizzo di questa scrittrice. Quindi le scrive gli chiede, e le chiede se può avere un libro. Ci sono sempre scambi di libri, non so se... Sempre lì. E a proposito, venite a fare lo scambio di libri anche qua. Esatto, esatto. E succede che appunto attraverso lo scambio epistolare questa donna viene a conoscere la storia di quest'isola, che durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i tedeschi avevano occupato quest'isola, avevano stravolto completamente la vita di questa popolazione, che in realtà era fuori dal mondo, perché anche se era in mezzo, ma in realtà adesso è un Porto Franco, è un, sì, adesso già, però all'epoca diciamo che era mezza sconosciuta. E innanzitutto i tedeschi, la particolarità, e questa è una storia vera, purtroppo hanno fatto allontanare dall'isola tutti i bambini per circa 5 anni. E poi loro ovviamente sono stati sotto i bombardamenti, erano privati anche loro delle cose da mangiare, tant'è che erano, i tedeschi avevano sequestrato tutti i maiali, tutti i capi di bestiame, ma soprattutto i maiali, lasciando loro solo delle patate. E una sera delle persone si erano riunite in una casa con l'unico, perché una donna era riuscita a salvare un maiale e l'aveva arrostito, e quindi aveva chiamato alcuni vicini, e uno di loro si era presentato con l'unica cosa che avevano: una torta di buccia di patata. E siccome avevano anche sbevacchiato abbastanza, tornarono a casa dopo il coprifuoco e furono fermati da dei tedeschi. E loro dissero che, ovviamente non potevano dire che erano andati a fare quello che da noi chiameremmo uno spuntino, ma erano... Una zeminata. Avevano, siccome uno di loro aveva un libro in mano, si erano inventate la storia che facevano parte di un club del libro di torte di bucce di patata. Questa donna, la scrittrice Juliet, rimane affascinata da questa storia, affascinata da queste persone che comunque hanno delle storie anche piuttosto forti e legate alla guerra, legate a questa esperienza, e decide di andarci. E quindi ecco, poi non vi racconto il finale. Anche di questo libro hanno tratto un film, lo potete trovare su Netflix, ed è molto molto bello. Allora, okay. Riconsigliamo, ci sono rimasti 40 secondi per ricordarvi gli eventi che ci saranno qui al Parco della Passeggiata, se non diluvia. Sì, dalle 7... Dalle 4. Dalle 4, però dalle 7 i carrelli di maggio. Esatto. E noi vi ricordiamo che la prossima settimana ci dovremmo essere ancora. Sì. Quindi tornate tranquillamente qui. Magari anche con il sole. Magari con il sole, e basta. Vi lasciamo alle nostre amiche del Montarosso Sentimentale e ci rivediamo la settimana prossima. Perfetto. E per chi vuole, questo pomeriggio. Ciao. Ciao a tutti.